Io dico sempre, canta come se fosse l'ultimo giorno della tua vita. È una storia che ha per luogo Parigi nell'anno del Signore. Notre Dame de Paris, dal romanzo di Victor Hugo, musiche di Riccardo Cocciante, compie 20 anni e riparte in tour per la prima volta col cast originale, quello della prima messa in scena. Tra loro i vincitori del Sanremo 2008, Lola Pons e Gio Di Tonno. Sembra incredibile, ma mentre il mondo corre velocissimo, rendendo usa e getta tutti i prodotti, compresi quelli culturali, quest'opera popolare segna un traguardo di grande longevità. È volutamente scritto senza metterlo specificamente in un tempo preciso. È tutto atemporale, ma rimane anche nel tempo perché il pubblico si è affezionato alle canzoni, si è affezionato agli interpreti. Lei ha vissuto in Vietnam, Francia, Italia, Stati Uniti e Irlanda. Si sente in qualche modo nomade o forse zingaro come Saint Papier di Notre Dame? Devo dire che mi piace. Questo modo di essere considerato uno zingaro, sì, zingaro perché mi piace la mia diversità, è bello vedere delle culture diverse, cercare di mescolarle, la mescolanza è il principio della creatività, secondo me. Tra pochi giorni parte il Festival di Sanremo. Lei vi ha preso parte in qualità prima di autore, poi di concorrente e infine di ospite. Vincitore sia dell'unica edizione nella quale era in gara, sia del premio alla carriera. Insomma, nonostante ci sia stato poco, sembra aver collezionato tutto ciò che poteva desiderare. O forse no, c'è ancora qualche esperienza che vorrebbe fare lì? Ho scelto di non apparire molto, di non essere molto presente in tutte le parti, non soltanto Sanremo. E andare in televisione sì, è importante, ma bisogna anche prendere del tempo per creare, per trovare altre idee. Quindi se ci sarà una possibilità, chissà.